È una semifinale meritata, non è stata mai in discussione. Domani vi giocate questo primo trofeo stagionale. Ma diciamo così, ha detto il risultato del campo oggi, credo che sia stata una bella partita anche per le persone che hanno accorso qua al Palaone. Ci siamo divertiti, abbiamo cercato di far divertire poi la gente. Pescara, che è stata ovviamente costruita per fare un campionato importante quest'anno, sia ovviamente la regular season e sia la Coppa Italia, sta rispecchiando un po' quanto fatto in estate. Ma diciamo, questo non è proprio una risposta a cui posso dare, diciamo, una risposta tranquilla. Il Pescara è stato costruito a fine agosto, ma più che altro a metà settembre, quindi devo tutto il lavoro al presidente, che è Davide De Vincentis, che ha fatto un lavoro enorme e ci sta, diciamo, che sta ottenendo i giusti risultati. Gianna Nemone, decidi tu la sfida per la semifinale, volate in finale, una finale che ci sarà domani contro Pescara. Intanto gara durissima, gara molto equilibrata, possiamo dire, però per quello visto negli oltre 60 minuti avete anche meritato. Meritatissimo, già in campionato secondo me la sconfitta è stata immeritata, stasera ci siamo ripresi quello che è nostro, dovevamo arrivare in finale, punto. Che soddisfazione è, soprattutto per quanto riguarda la vostra squadra, perché possiamo dire che avete passato anche un anno difficile. Un anno difficilissimo, visto che non abbiamo un punto di ritrovo, non abbiamo più il palazzetto purtroppo, e quindi ci spostiamo un po' qua, un po' là. Poi grazie all'aiuto di Verzulli e Fabiana, insomma, penso che la finale ce la siamo meritata.